Il brand Silent Hill approda finalmente su Next Gen, dovendo affrontare l'arduo compito di riconquistarsi i favori del pubblico dopo gli ultimi due capitoli, decisamente poco riusciti. Nei panni di Alex Shepard, militare in congedo, vi risveglierete in un inquietante ospedale abbandonato. Comincerà così la ricerca di vostro fratello Joshua, che vi perseguita in improvvisi ed inquietanti sogni ad occhi aperti. Il plot, piuttosto vago nella prima metà di gioco, si invitisce soprattutto nella seconda parte e piacerà agli appassionati della serie, permettendo loro di scoprire nuovi retroscena sul destino delle comunità sviluppatesi attorno al Toluca Lake. Sin dai primi istanti di gioco è facile rendersi conto di come la formula alla base del gameplay non sia cambiata. La visuale in terza persona permette lunghe fasi esplorative attraverso gli inquietanti setting, durante le quali dovrete risolvere enigmi e combattere. Nonostante le location ed il design dei nemici siano come e meglio di quanto ce le ricordassimo, con una strizzata d'occhio anche al film di qualche anno fa, questo quinto capitolo non riesce a ricreare appieno l'atmosfera inquietante ed indimenticabile dei primi due. Ciò dipende da una serie di fattori apparentemente superficiali, che vanno tuttavia ad assottigliare il senso di angoscia che ci si aspetta dal brand. Una cattiva gestione dell'entrata in scena dei nemici, sempre lenti e minacciosi solo nell'aspetto, l'assoluta impassibilità del protagonista di fronte agli strani avvenimenti che accadono intorno a lui, ed in ultimo la sua abilità nel combattimento, dovuta all'addestramento militare. Quest'ultima ha permesso agli sviluppatori di rinnovare il sistema di combattimento corpo a corpo, aggiungendo il fattore schivata e qualche semplice combo. I tasti di attacco sono due, leggero e potente, e possono essere combinati per ottenere efficaci concatenamenti oppure uno spettacolare colpo di grazia contro nemici incapacitati. Utilizzato in combinazione con l'analogico sinistro, il tasto dedicato alla schivata vedrà invece il vostro alter ego fare una capriola nella direzione desiderata, permettendovi con l'acquisizione del giusto tempismo di schivare la maggior parte dei colpi. Se queste aggiunte al corpo a corpo sono davvero gradite, un po' meno è la mira solidissima di cui Alex dispone, che gli permetterà con pochi colpi di pistola di mettere fuori gioco le pericolose aberrazioni. I veterani della serie ricorderanno come la scarsa familiarità con le armi da fuoco dei protagonisti dei precedenti capitoli amplificava il senso di inadeguatezza di fronte ai terribili eventi, fonte di buona parte dell'atmosfera originale del brand, che ne esce dunque in parte danneggiata. Nonostante queste scelte discutibili, durante le lunghe fasi esplorative l'atmosfera originale è intatta e si sviluppa secondo un notevole crescendo di ambientazioni via via più vaste ed affascinanti. Tornano anche gli enigmi tipici della serie, anch'essi caratterizzati da un crescendo di difficoltà che soprattutto da tre quarti dell'avventura vi costringerà ad un notevole impegno. A venirvi in aiuto ci penseranno l'inventario, ben organizzato ed immediato grazie alla navigazione tramite analogico, ed il diario, che si aggiornerà automaticamente con le vostre scoperte. Data la natura labirintica di alcuni livelli, sarà sempre importante tenere d'occhio la mappa, che in maniera familiare per i fan della serie si aggiornerà con annotazioni e segni a matita man mano che esplorerete. Interessante è la presenza di dialoghi a scelta multipla. Mentre nelle prime fasi di gioco essi non presentano ripercussioni sul gameplay, più avanti alcune scelte andranno ad influenzare il plot ed in ultimo l'accesso ai 5 finali possibili. Le aberrazioni con cui dovrete fare i conti, per quanto nettamente più lente ed impacciate rispetto al vostro alter ego, riusciranno comunque ad incutere un discreto terrore, dovuto al design da incubo che con pochi dettagli riesce a dar forma alle peggiori paure di ciascuno di noi. Ottimi e leggermente più impegnativi anche i boss, di cui tuttavia non mostreremo le fattezze per non rovinarvi la sorpresa. Nonostante dunque qualche discrepanza rispetto alle origini della serie, le 10 ore circa di gameplay riusciranno a tenere l'attenzione sufficientemente alta, grazie soprattutto ad un netto crescendo di intensità da metà in poi. Il comparto tecnico di Silent Hill Homecoming è spaccato in due, tra un design che non tradisce le origini della serie, presentandosi disturbante ed accurato come sempre, ed una realizzazione tecnica mediocre. La modellazione poligonale è spesso ridotta all'osso e la nebbia che avvolge gran parte degli scenari serve più che altro a nascondere la poca profondità di campo che il motore riesce a gestire. Le texture sono poco definite e finiscono per impastare eccessivamente le superfici. Le animazioni sono poche e ripetute all'infinito e rendono i combattimenti poco convincenti. Tutt'altro discorso merita invece il comparto luci, che presenta ombre dinamiche efficaci e di grande atmosfera. A completare il controverso quadro vi sono alcuni dettagli apprezzabili, come le ferite ed i tagli sui nemici colpiti e la transizione all'Underworld, ispirata al film di qualche anno fa e davvero evocativa. Peccato per il frame rate, soggetto ad alcuni cali, soprattutto durante i movimenti di camera più bruschi. Come da tradizione, il comparto audio è di grande impatto. Ottime musiche d'autore si mescolano con un'effettistica ben studiata, che fa di echi lontani, sussurri e disgustosi gorgoglii i suoi punti di forza. Come on.
Silent Hill Homecoming è un progetto riuscito solo in parte. I fan della serie ritroveranno molti degli elementi che li hanno portati ad amare la saga, affiancati a qualche novità poco gradita e ad un generale abbassamento del livello di difficoltà. Il consiglio d'acquisto è comunque valido per i nostalgici della collina silenziosa, a patto di chiudere un occhio su un comparto tecnico non al passo coi tempi e su un'atmosfera inquietante in parte rovinata, il che permetterà di apprezzare piuttosto i lati positivi, quali il plot interessante, il combattimento rinnovato e la rigiocabilità giustificata dai molteplici finali.